siamo. Ciao, ciao, ciao a tutti da Sant'Arcangelo. Velocissimamente, ci può dire la ricetta del pancotto? Non lo so. Non la sa? No, mi dispiace. Maestro, ci può dire qualcosa della leggenda della Dama Bianca? Era quella? Sì. Il signore del museo dei bottoni, oh! Vero? E quindi l'abbiamo trovata. La Dama Bianca era l'amante di Fausto Coppi. È un'esclusiva. La figura della sdorra nella tradizione contadina romagnola. La figura? Della sdorra. Drasdorra. Era quella che governava la casa sotto tutti gli aspetti. Soprattutto nel campo di tenere unita la famiglia e contemporaneamente era una bravissima amministratrice. Cosa? Il simbolo della caveia e galletto nella tradizione popolare? Caveia, la caveia è un chiodo. Un chiodo? E il galletto? È un galletto. La caveia, ad esempio, c'era un ristorante che si chiamava La Caveia. Azzurrina? Sì. Sì, c'è il castello, è una bambina azzurrina. Una bambina albina che aveva i capelli bianchi, a lei c'era. E i bambini con i capelli bianchi pensavano fossero streghe, quindi le bruciavano. Allora la mamma gli ha tinto i capelli, ma non sono venuti colorati, sono venuti di azzurro. E quindi dopo lei viveva in questo castello assieme ai genitori. E un giorno giocava con la palla è scesa giù per le scale nel sotterraneo. Lei è andata per prenderla e non si è più trovata. La leggenda parlava di sto signore mezzo pazzo che girava la notte con un carro e con un cuore che imprecava verso la gente. Ah, ci può fare l'imprecazione? No. L'imprecazione sulla leggenda che scritti non c'era, però imprecava, okay. Urlava nelle vie con un vento. Di notte? Di notte. Beh. O fuler? Ma il fuler me l'hanno chiesto quello. Il fuler era questo. Guarda. Ah, è fular. Oh, fular. L'originale. Ecco, questo è il fular. Questo è l'originale della. Mi hanno chiesto la ricetta, è pane, forma, uova, luce moscata e limone. Perfetto.